Io non, buongiorno, io mi chiamo Claudio De Nicola, non sono un grande parlatore, però faccio bene il mio mestiere. Ho lavorato dal 1962 al 96 al Policlinico Gemelli, ero un funzionario, ho lavorato anche, ho studiato anche medicina per 3 anni e mezzo, poi non mi sono laureato, sono dottore in economia e commercio. Ho avuto delle strutture private, nell'età senile ho aperto i miei cassettini e ho creato questa struttura. Noi siamo un ufficio privato, con delle ragazze che rispondono al telefono. Vi dico, questo è un movimento normale. Le telefonate arrivano dai nostri iscritti, noi prendiamo gli appuntamenti e dopo 36 ore loro già hanno fatto tutto. Io ringrazio di questa mia opportunità che mi hanno dato, perché con le piccole imprese si può parlare. Io non posso andare alla American Express o alla Fiat o alla Mercedes, che ci sono stato, ma ci sono dei tempi talmente lunghi, perché piace il nostro problema, però non vieni a sapere. Invece così è una bella platea, mi sento proprio... Io sono pure un po' romanaccio, scusatemi. Ci vuole. Il nostro servizio, parliamo di cose serie. A parte il fatto di aver lavorato al Policlinico Gemelli, quindi è un servizio che ho copiato a livello di eccellenza, anche se oggi anche il Policlinico Gemelli sta facendo cassa integrazione, non ha pagato la 14ª e stanno diminuendo 400 posti letto, perché siamo in un momento, in una fase veramente critica sulla sanità. E guarda caso, siccome io ho creato questa struttura 1 anno e mezzo, 2 anni fa, mi sono trovato avvantaggiato in questo momento, diciamocelo, io non lo nascondo. Perché? Perché quello che ho fatto, l'ho fatto in un modo, diciamo, quasi sociale, perché è vero che io devo rientrare dei soldi, di cose, devo guadagnare per mantenere tutto quanto, però non lo facciamo in una minima parte. Noi lavoriamo su tutto il territorio, per esempio su tutto il territorio laziale siamo presenti, ci mancano poche città come Gaeta, Formia, però già siamo su tutto il territorio laziale. Quindi abbiamo fatto delle convenzioni con delle grosse strutture, come ad esempio quelle più eclatanti, così le riconoscete, la BIOS, l'Ars Medica, il Caravaggio, questi sono nomi conosciuti, no? Però ci sono tante strutture che non sono talmente eclatanti, ma sono molto più brave, dove si può fare un lavoro veramente capillare in tutti i settori. Noi lavoriamo a 360 gradi, dal bambino all'anziano. Noi facciamo anche il domiciliare, facciamo la medicina al lavoro, la medicina legale, la medicina dello sport. Abbiamo coperto tutto quello che è la necessità per la salute. Come facciamo? Io sono un iscritto, che poi vi dirò come, telefono al mio numero verde, tipo CUP, e dico: cara Angela, cara Ilaria, devo fare questa risonanza, perché il CUP è normale, ma dato lo devo fare a maggio o addirittura a novembre. Noi non facciamo altro che dirgli dove lo vuoi fare, vicino casa o al posto di lavoro, perché è importante, perché si parla di economia, prima ho sentito di spese, che non abbiamo una lira, quindi se io, voi telefonate un numero verde che è gratis, se vi mando il posto più vicino, che non dovete perdere tempo al telefono, quindi lavorare, ma ci pensa una struttura per voi e vi richiama e vi dice: allora domani devi fare questo, a che ora lo vuoi fare? La preparazione e tutto il resto non si fa altro che andare in quella struttura, o col sistema sanitario nazionale o con il privato, dove si risparmia fino al 40%, quindi non sono bazzecole. Io vi posso dire che una risonanza magnetica fatta anche sabato, domenica e stasera a 80 euro con apparecchi ultima generazione non invasivi, lo si può fare, che sono 12 euro più del ticket. Mentre se vi faccio fare degli esami del sangue e delle urine col sistema sanitario nazionale, magari vengono 53 euro, a livello privato vengono 33, perché c'è quella tassa fissa che hanno messo la regione, parlavano di regione, che sono 14 euro. Quando si dice che una persona è esenta al 100%, è una baggianata,
perché ci sono quelli a reddito, ci sono tante motivazioni, ma c'è anche il fatto che se la regione, anche al Policlinico Gemelli o al San Giovanni, non anche gli ospedali, la regione non gli paga per esempio quel tipo di colesterolo, lo pagano anche al Policlinico Gemelli, al San Giovanni. Quindi bisogna togliersi l'idea, ah ma io vado in ospedale. Facciamo un altro esempio, in ospedale se io devo andare dal dentista, mi mandano da un dentista, mi fa la prenotazione, mi dice tutto quello che devo fare e tutta la prassi. Ma quando vado in ospedale mi mette in bocca le mani lui, lei, non c'ho una persona di cui ho fiducia. Noi facciamo questo, diamo la possibilità alla persona di un lavoro sociale, e lo ripeto, sociale, perché io ho mandato delle persone, me lo segno perché mi scordo sempre i nomi, a Foligno a fare un esame dopo 2 giorni, che a Roma non c'è un ospedale che lo fa se non dopo 12 mesi, o se no costa 1.100 euro, una PET, una persona che ha un tumore e sta per morire, gli ci voleva 1 anno e mezzo con la struttura sanitaria, o a livello privato doveva pagare 1.100 euro. Noi l'abbiamo chiamata a Foligno perché abbiamo dei contatti, dopo 2 giorni ha fatto questo esame gratuitamente col sistema sanitario nazionale. Allora, tutto questo io non lo dico perché devo invogliarvi, noi siamo qui perché mi è fatto piacere conoscere, mi dispiace che oggi non c'è il dottor Commini. Arriva tra poco. C'è un problema, la moglie si è spostata sabato, quindi l'hanno operata. Vabbè, stiamo facendo un grosso progetto. La moglie di Luca. Sì, va bene, dottor. Abbiamo fatto un grosso progetto che lo stiamo divulgando. Se parliamo del territorio laziale, io oramai sono andato tutti i castelli romani, Civitavecchia, Rieti, tutte quelle zone, tutti quei paesi dove addirittura non c'è nessuno che gli va a fare queste cose. Ci sono delle assistenze che i sindaci si sono messi in ginocchio, portaci 3-4 medici ogni 15 giorni perché qui i poveri vecchi non sanno come fare. Noi facciamo questo, lavoriamo nel sociale. Perché sociale? Perché quando io dico che iscriversi da noi costa 80 euro all'anno a famiglia, quindi una famiglia di 5, 6, 4, 3, 8 persone, 80 euro l'anno, 22 centesimi al giorno, e se noi pensiamo di andarci a mangiare una pizza, una serata 80 euro, giusto? E se vi dico che c'è una persona single che può iscriversi a 30 euro, perché? Perché a quelli di 80 noi gli diamo anche dei benefici, una volta all'anno, l'ottobre-novembre è passato, quindi se vi iscrivete vi passate avanti. Facciamo degli esami del sangue e delle urine gratuite ad una persona, oppure la MOC, la gracilità delle ossa, gratuita a tutta la famiglia, più l'esame audiometrico ma fatto dal medico, non dall'Amplifon. Solo queste già sono cose che già hanno ripagato le 80 euro. Al privato, alla persona singola, con 30 euro gli diamo la possibilità di avere tutti questi benefici, tranne queste cose gratuite. Quindi risparmiano sul privato, telefonano al numero verde, hanno le stesse cose, soltanto che non hanno l'agevolazione di una famiglia, non potremmo farlo, perché se voi fate 2 conti, luce, telefono, eccetera, signore e per sé, magari. Questo è quello che noi facciamo. Devo presentare, molti lo conosceranno, Morelli, che è il nostro presidente di Epipos, vedete le sigle che stanno giù, questa settimana speriamo arriva l'altra, quella grande, sempre all'entrata.